Perfetto, sto registrando. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, mi scuso per non aver più caricato video, ma allora ho le connessioni internet che va lenta, non so per quale motivo. Sono riuscita a caricare solo un video fino ad oggi, che oggi è giovedì. Finalmente respiro perché ho avuto dei turni massacranti a lavoro. Oggi faccio spezzato, faccio mattina e sera e quindi finalmente registro forse uno o due video. Il primo in questione è questo pacchettino che mi è arrivato ancora venerdì 13, Santa Lucia. Non è una tradizione veneta, io so di che cosa si tratta, l'ho saputo, l'ho imparato avendo una ragazza che conosco che è di Bergamo e là l'usanza di Santa Lucia è molto sentita. Invece qua a Venezia, ma non so perché non è sentita particolarmente. Faccio fatica a vedermi perché lo specchio. Avrò 7 anni di disgrazia, mi si è rotto. Ahimè sì. E allora, infatti, mi si è rotto domenica e mi è caduto. Mi stavo facendo la piastra, il bagno era occupato, io sono un bagno a casa. Facendomi la piastra in camera, ripassandomi i capelli perché dovevo andare via tutto il giorno, plaf, mi è caduto per terra e quindi è rotto. E allora, lunedì ho visto un incidente, martedì ho rischiato un incidente di essere stata tirata sotto in bicicletta, però. Va bene, dai, sorvoliamo. Allora, io ringrazio vivamente Francesca. Non so se per chi vedrà questi video sarà una cosa utile questo video, nel senso che io ringrazio Francesca perché? Perché io faccio parte di alcuni gruppi di Facebook dove ci si può scambiare i prodotti che si è acquistato e che e che abbiamo notato che non fanno granché per noi. Io parlo di questo gruppo era quello di Signorina Bloggi, la seconda opportunità dei cosmetici che vi lascio giù nell'info box. Non penso sia molto usato ultimamente, ho visto che non ricevo più di tante notifiche. E io lì avevo lasciato delle foto ancora quest'estate, però dopo non ero più stata contattata. Se vi ricordate, i video degli scambi che vi ho fatto risalivano a quest'estate, poi dopo nessuno più mi ha contattato. Infatti, fatalità, ho alcune foto da dover togliere perché alcuni prodotti li ho finiti, li ho usati io e altri li sto usando, per esempio lo struccante, no, il gel detergente di Avon che non mi piace per niente, ma lo uso per lavare i pennelli e in più c'era il gel detergente di Yves Rocher, pardon, della Sien, però no, non ho notato che mi pulisca bene il viso. Allora, Francesca, che conosce il prodotto, l'ha già usato e le piace, voleva che glielo spedissi. Io non volevo niente in cambio, nel senso che ho già parecchia roba, non mi andava di fare uno scambio, io glielo volevo dare senza nessun problema. Lei invece ha voluto ringraziarmi, insomma, per lo scambio che ci siamo fatte. Io ringrazio a te, ti ringrazio perché, allora, per due motivi. Uno perché a me piace quando delle persone si trovano bene con determinati prodotti, anche io sono magari con le mie amiche così, mi trovo bene con una cosa, allora cerco di smistarla un po' e fargliela provare anche alle persone. C'ho un ciuffo di capelli mezzo in fuori, va bene. E di farglielo provare, perché magari io mi ci trovo bene, poi dopo voglio vedere se anche quest'altra persona ci si trova bene. E due perché anche mi ha scritto una lettera carinissima che non vi leggo, mi è piaciuta tantissimo, a me piace molto corrispondere, lo facevo anni e anni, anni fa con tante ragazze e questa me la tengo insieme a tutte le lettere che ho qui sulla scrivania, cioè se io faccio vedere tutte le lettere vi viene male perché ad esempio. Queste sono tutte lettere in delle buste per non rovinarle di corrispondenza che ho avuto, insomma. E allora, anche questa la metto dentro ad una lettera, poi dopo la sistemo meglio. Allora, ti mando un bacio, Francesca, ma grazie mille. Grazie di tutto e sono contenta perché tutte le cose che mi hai mandato un po' ci tenevo a provarle anche e un po' erano nel mio progetto mentale di acquisto, insomma, sicuramente le avrei prese il prossimo mese. Allora, che cosa mi ha spedito?
Allora, mi ha spedito troppi prodotti, secondo me, rispetto a quelle che ho, alle cose che ho spedito io. Allora, dei prodotti che ha voluto smistare, praticamente, ha pensato di darmi un po' del Viviverde Coop. Magari provo a fare così. Ok, il latte detergente. È molto liquido e profumato. Io l'ho già aperto, l'hanno usato perché questo video l'avevo già registrato. Però l'ho dovuto cancellare perché non si vedeva minimamente bene ed era troppo lungo, troppo, 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 troppo. E allora, questo, e poi è un prodotto che comunque io sono molto interessata all'acquisto, se finisco questo mi ci trovo bene. E l'altro prodotto è un gel di Lavera. Al ginkgo, se è scritto giusto, e uva bianca. Devo dirti la verità che ha cambiato un po'. Consistenza, sinceramente, non so perché abbia fatto questo effetto. Questo mi sa che lo provo subito. L'ho aperto ed è diventato tutto bianco. Mi dici se è normale una cosa del genere? Perché insomma, quando era arrivato era trasparente. Adesso che ci faccio caso, e ha tutte le pannine bianche. Poi, essendo la vera un prodotto naturale, non so se sia andato male. Ah, tra parentesi, io comunque le ho mandato un prodotto che era aperto da quasi un anno, ho controllato la scadenza, gliel'ho detta perché la scadenza è entro febbraio del 2015 o dell'anno prossimo, non me lo ricordo, mi sembra più del 2015, e lei ha accettato. Io non avrei mai mandato un prodotto dicendo ah sì, è nuovo, non l'ho mai aperto. Sono sempre stata chiara e schietta e sincera, non voglio che vengano fuori sfoghi, allergie o altro. Poi c'è proprio questi grumi bianchi. Dimmi se è una cosa normale, perché quando mi è arrivato non era così. Altrimenti penso proprio che, anche perché io l'ho chiuso bene, sinceramente, non l'ho lasciato aperto. Dimmi se è una cosa normale. Io comunque la uso lo stesso. Diciamo che forse è meglio che la usi adesso, che lasci stare un po' il detergente della Bottega Verde che non mi piace e magari provo a finire questo. Poi dopo, ah, e tra parentesi, la Vera, chi lo sa mi dica dove l'acquista, perché io ho dei Natura Sì. Allora, quella in Via Torino Mestre non ci sono mai andata perché è troppo grande, poi un po' inculandia per me. Invece Natura Sì in Viale Garibaldi sono andata una volta, ma non so, non hanno i prodotti messi bene. Che colpiscono, che sono facili da trovare, quindi un po' non mi è piaciuto quel negozio. Altro prodotto che mi ha voluto spedire è la neve della Neve Cosmetics, la nebbia fissante. Questo lei lo consigliava o per spruzzarsi questo prodotto in estate, o comunque anche per fissare il trucco, insomma, io lo userei più in estate perché in inverno comunque il trucco mi resiste, oppure per bagnare i pennelli per renderli più luminosi, per farli saltare le varie sfumature. Io penso che lo userò più per la seconda opzione. E questo è il primo prodotto di Neve Cosmetics che ho. Ti ringrazio per questa scelta perché io non sono una che compra dai siti. Allora, sì, ho fatto un acquisto Kiko, però è il primo, non spero di una lunga serie comunque, però non so, a me piace più toccare, poi dopo magari se il negozio mi piace quella cosa che ho visto toccando, swatchando, facendo, allora magari posso fare anche l'acquisto online. Ma Neve Cosmetics, io non ho dei punti vendita, come invece so che ci sono in altre. Mi è partito uno sputacchio. Dove ci sono in altre regioni d'Italia che hanno dei punti vendita di vari prodotti, c'è anche Neve Cosmetics, qualche stand, uno stand con qualche prodotto, insomma. Io questo non ce l'ho qua a Mestre, a Venezia. Quindi se c'è a Venezia, ditemelo. A Mestre sono certa che non c'è. Quindi, se qualcuno mi sa consigliare, ben venga, vado a vedermi il negozio e poi dopo, se mi piace il negozio, lo compro anche in negozio, altrimenti mi faccio l'acquisto online. Da Makeupina 87, che ti saluto e metto giù nell'info box il suo canale, parlava molto bene di questi struccanti The Makeup che io ho visto da Acqua e Sapone. Dimmi te, Francesca, dove li hai presi? Sono curiosa perché questi li avrei comunque presi dopo quelli che adesso sto terminando, praticamente. Me ne ha voluti regalare perfino due. Quindi sicuramente sono a posto per 2 mesi, 1 mese e mezzo, 2 mesi al massimo. Dice che ha un
80% di efficacità, insomma, di efficienza per togliere il trucco con la trama nido d'ape. Non so se siano cuciti. Se tu li usi, Francesca, dimmi se sono cuciti. Sono 100% cotone, ovviamente, sono da 70 discretti a pacco praticamente. Questi sono per gli occhi. Questi li userò sicuramente solo per gli occhi, perché ho notato che i dischetti quelli più grandi li preferisco per struccarmi ovviamente il viso, perché se sono più grandi ci sarà un motivo. Invece quelli più piccoli per gli occhi, infatti quelli grandi per gli occhi, nisba, non mi piacciono tantissimo. Quindi questi mi hai letto nel pensiero praticamente, perché volevo andarmeli a prendere in questi giorni, o altrimenti comunque entro alla fine dell'anno. E altro prodotto sono queste spugnette, perché ho detto saponette nell'altro video, per quello l'avevo cancellato anche. Non so, però poi l'ho letto in spagnolo, mi sono refatta di aver detto una cavolata. E sono due spugnette per togliersi il trucco, e me li consigliava insieme a questi prodotti. Stasera proverò sicuramente, ti faccio sapere. Sono in cellulosa, 100% cellulosa, di questa marca. L'unica pecca è che non è scritto in italiano, proprio scritto atossici, dischetti da colore atossico praticamente, in cellulosa. Rimuovono ogni traccia di trucco detergendo delicatamente il viso. Mi piace perché c'è anche scritto in russo. Cioè, se vedete, non so se metterà a fuoco, in questa parte qua è scritto anche in russo. Bella. Allora, spero che queste spugnette quando si lavano non diventino troppo dure, perché ho avuto brutte esperienze con le spugnette. E dimmi come ti ci trovi, se tu le usi, ti ci trovi bene. E dimmi anche dove le hai prese, perché se ci trovi bene le voglio sapere anch'io, cioè dove le hai prese. Magari se le hai prese d'acqua e sapone posso andarmele a ripigliare anche io, perché effettivamente se queste costano 1 euro, 2 euro, e questi costano 1,75 euro, mi sembra. Adesso io non guardo il costo della ragazza, perché poverina, cioè, lei si è veramente sdebitata di una cosa che non doveva sdebitarsi, perché io stessa le ho detto, non serve che mi spedisci, perché a me faceva piacere darle un prodotto che poi invece io avrei usato, sapete come, lavando i pennelli, perché io comunque non l'avrei utilizzato. Quindi piuttosto che usarle in quella maniera, ho preferito che questa ragazza se lo prendesse per usarlo, insomma, anche perché un po' mi dispiace, insomma, è come se avessi buttato via il prodotto, quindi non mi piace la cosa. E stavo dicendo che piuttosto che consumare tanti dischetti di cotone, va bene che il cotone è biodegradabile, però secondo me è più conveniente la spugnetta. Sì, la spugnetta, ho detto giusto. Adesso viene sempre il dubbio se dico spugnetta o saponetta. E quindi questa non ci avevo mai pensato, mi ha illuminato sinceramente. Allora, ditemi se avete anche voi questi prodotti, se li consigliate. Ah, ovviamente Makeupina li consigliava, quindi per quello ero molto intenzionata a provarli questi. Dimmi, Francesca, se è normale che il prodotto abbia fatto questa cosa. Cioè, alla fine era fino a qua, si è come ritirato un po', non capisco se sia normale una cosa del genere. Io spero che non abbia preso aria, perché io l'avevo chiuso bene. Va bene. Io lo provo comunque. In questi giorni fate conto che ci avrò. Sarà una boccetta da 15-20 ml, forse anche di più. Forse anche 50, perché è la stessa grandezza delle boccette di Rocher che avevo terminato. Quindi questa ci va davanti un mese buono sicuro. Un mese e 20 giorni, cioè lo uso alla fine solo la sera per struccarmi. Quindi questo lo devo assolutamente iniziare a usare da stasera e vedere se mi fa effetti o no. Io spero di no, perché sennò mi rode, perché poverina, lei mi ha anche mandato il prodotto e alla fine mi è andato a finire così. Assolutamente. Meglio che forse lo usi già adesso, in modo tale che se magari lo porto avanti non faccia brutte sorprese ancora peggiori praticamente. Io ti ringrazio, Francesca, ti mando un bacione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ditemi se voi consigliereste questi prodotti, per esempio anche la Neve Cosmetics, se avete provato questo prodotto, e qualsiasi cosa, siete liberi di scrivere quello che volete. Questo video è un più di ringraziamento, so che forse non è utile per gli altri. Ditemi dove trovate Natura Sì, se ha un sito online. Adesso non so, perché io ho giorni che non guardo internet, quindi io vengo fuori da
da Marte praticamente, quindi portate pazienza per questa cosa. Cerco di fare un video breve perché sennò io capisco che anche 20 minuti a video sia un po' una rottura, però sono logorroica, non posso farci niente. Ciao!